Emilio in vacanza a Teglio, lei viene spesso? Veramente, con molto piacere, perché in effetti per me Teglio è la seconda casa. Tranquillità, tanta natura e ovviamente buona tavola. Numerosi turisti che anche quest'estate hanno scelto Teglio per le vacanze estive. La località valtellinese è patria del pizzocchero, celebrato in particolare dai ristoranti fino a fine novembre con i weekend e i sapori autunnali, è ricca anche di storia. Immersa nel verde, Teglio risponde alle esigenze di vacanzieri che vogliono dimenticare per alcuni giorni il caos delle grandi città, rilassarsi ma anche fare lunghe passeggiate. Molti turisti che frequentano Teglio da anni l'hanno scelta come meta ideale per le vacanze, acquistando addirittura una casa di villeggiatura. Si ritrova con gli amici? Sì, tanti, specialmente quelli delle prime case. Teglio è molto affollata in questi giorni. Tantissimo. Le dispiace un po' tornare a casa, dica la verità. Sì, veramente. Lei perché ha scelto Teglio 37 anni fa? Perché una mia amica veniva qua a svernare per via del fatto che la figlia soffriva d'asma e io avevo appena avuto il bimbo di 6 mesi, mi ha detto dai Adriana vieni a farmi compagnia e quindi sono venuta e mi è piaciuto il posto e quindi siamo rimaste, abbiamo affittato e poi adesso abbiamo comprato. Ho qui cugini di mio marito perché c'è mia cognata. C'è fratello di mio marito qui a Teglio. E tutti avete la casa? Tutti la casa, sì. Cosa le piace di Teglio? Perché ha scelto questa località? Ma a me piace anche come posto. L'estate com'è andata? Benissimo. Ci veniva la mia famiglia da un sacco di anni, quindi mi sono trovata qui e mi è piaciuto, ci siamo innamorati del posto e veniamo qua tutte le estati, anche l'inverno ogni tanto. Ma il paese della Valtellina mi piace per le montagne, il verde, l'aria buona. Ha fatto passeggiate? Faccio sì, passeggiate, molto rilassante. Dove è andato di bello? Vado sempre Prato Valentino, San Rocco, tutte zone comunque limitrofe qui a Teglio. Siamo nell'ufficio turistico di Teglio, quali informazioni sta cercando? Ma io essenzialmente stavo cercando delle informazioni per quanto riguardava le escursioni a piedi nella zona e poi se c'erano altre informazioni culturali delle attività all'interno del paese di Teglio. Ci vediamo il prossimo anno a Teglio! Ben volentieri, grazie e saluti a tutti e buon Teglio!